di Lamezia, come hanno fatto le nostre carissime amiche a Cosenza. Magari nasceranno un po' di club ovunque, magari potrete venire tutti insieme. Chi lo sa, Cristina, ecco, vero? Non lo so, bisognerebbe mettersi in contatto, riunirsi, certo. Mettersi in contatto, insomma. Purtroppo mi dispiace perché per il mezzo che non ho, non posso degustarmi tutte queste delizie. E questo ci dispiace. Per il pesce che io vado pazza, più per il pesce che per la carne. Intanto io ricordo a tutti quanti voi che se volete accomodarvi qui da noi, volete venire a trovarci la sera, non avete bisogno dell'invito, potete farlo tranquillamente. Lo so, però purtroppo il motivo che le sto dicendo è proprio per il fatto che non posso, non c'è il mezzo. E allora seguici da casa, cara Cristina. Mi riempirò solo gli occhi. Va benissimo. Un giorno poi. Chi lo sa. Non avrò la fortuna di venirci, di passarci, di va bene, va bene, cara Cristina. Ok, senta, volevo sapere anche una cosa. Sì, perché un po' prego, il tiro. Cioè, l'uomo che ha frullato, che ha sbattuto per il viso tipo alla... Sì, alla carbonara di Spada, sì. Ecco, no, non ho visto questo passaggio. L'hai messo dentro il riso? Sì, certo. Va a solo... A cottura? Sì, a metà cottura, signora. Quello è solo rosso d'uovo, però. Ho capito, sì, no, ho visto, ho preso tutto, solo che ho perso questo passaggio. Tanto adesso stiamo per andare con il riepilogo perché siamo in chiusura. Cara Cristina, seguici perché adesso andiamo con il riepilogo, va bene, cara Cristina? Grazie. Allora, noi... Siamo per partire con il riepilogo, partiamo con le cose, però passiamo l'ultima telefonata. Sì, passiamola l'ultima, pronto? Buonasera, sei l'ultima telefonata, con chi parliamo? Sono Antonella. Hai visto? Ma come sei fortunata, Antonella da Castrovilla. Mamma, sì, proprio fortunatissima. L'ultima telefonata della serata, prego. Sono due volte che è capitata che sono stata sempre l'ultima. Allora, cara Antonella, abbiamo 5 minuti, quindi devi essere velocissima. Cosa ne pensi di Gianluigi? Brevissimo, guarda, mi sono scritta tutto, però è brevissimo. Oh, grazie. Volevi dirci qualcosa, cara Antonella? Ti volevo dire che è una settimana che non riesco a prendere la linea, guarda, è una settimana che non riesco a parlare con te. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo fare? Che dire? C'è poco da dire. Punto. C'è da prendere la macchina e venire a trovarla. Ecco, adesso mi devo prendere la patente, mi devo prendere. Devo andare con il riepilogo, Antonella, okay, mi devi sì, scusare. Non ti preoccupare, ciao. Un bacio vediamo, grande, ciao, grazie, non possiamo più passare telefonate, dicevamo delle cozze. Okay, cominciamo con le cozze, dire. Cozze ripiene con crostini di pane. Ci scusiamo con voi che siete tantissimi ancora in attesa, ma non possiamo parlarne più. 20 cozze, 300 grammi di mollica di pane, aglio, prezzemolo, basilico, mezzo chilo di pomodoro pelato, 2 uova, 50 capperi, olio, 50 grammi di capperi, olio, sale e pepe nero. Prendete tutti gli ingredienti, scriveteli, per favore. Gianluigi spiega tutto il procedimento delle cozze. Allora, per le cozze è semplice, basta avere un po' di cozze, aprirle crude, preparare il ripieno con un po' di mollica di pane, pomodorini, mozzarella, capperi, aglio, abbondante basilico perché il basilico è la fonte principale di questo piatto. Poi in una padella preparare un sughettino al pomodoro con un po' di cipolla, mettere tutto in padella e servire in un piatto col crostino di pane. Intanto avete scritto gli ingredienti, li stiamo lasciando un bel po' affinché possiate scriverli e vi ricordo che sul nostro sito www.telespaziotv.com, cliccando su ricette Masterchef, potrete trovare tutti i nostri piatti con i procedimenti e gli ingredienti. Andiamo con il secondo piatto della serata, regia, prego. Con che cosa andiamo? Con il risotto alla carbonara di Spada. 100 grammi di pesce Spada, 400 grammi di riso, 3 uova, sale, pepe, prezzemolo, 40 g di panna per cucina, una cipolla, 200 ml di vino bianco. Spieghiamolo bene questo perché ha interessato molto il nostro pubblico. Vai. Allora, prendere una padella, farlo solare con un po' d'olio, un po' di cipolla e aggiungere lo Spada tagliato a cubettini. Poi aggiungere il risotto e farlo rosolare. Bagnare con un po' di vino bianco
e aggiungere acqua. Portare a cottura il tutto. A metà cottura aggiungere 3 rossi di uovo con un po' di panna. Terminare la cottura e servire caldo. Oh, benissimo, avete preso gli ingredienti, andiamo con l'altro piatto, il bianchetto, con il tortino di bianchetto, cara regia. Eccolo qua, tortino di bianchetto, 400 grammi di bianchetto, 2 pomodori, 200 grammi di pane grattugiato, 100 grammi di mozzarella, aglio, olio d'oliva, sale, pepe nero e prezzemolo. Spieghiamo come abbiamo fatto, caro Gianluigi, questo piatto, questo bianchetto. Prego. Allora, il tortino di bianchetto è semplicissimo. Tutti gli ingredienti vanno messi... Vanno messi tutti gli ingredienti in un recipiente, bianchetto, pan grattato, pomodorini, mozzarella, prezzemolo, aglio e dimenticavo un filino d'olio con un po' di sale e pepe e poi va infornato per un quarto d'ora, ecco circa qua. Un quarto d'ora. Ed è qua, ed è pronta anche la nostra orata in crosta di patate, regia, che è appena uscita dal forno. Ringraziamo Gianluigi Sestito, arriva da Borgia, ricordiamo che il nostro amico arriva da Borgia, è la prima volta che è qui a MasterChef, lo rivedremo un paio di volte al mese, ti ringraziamo tanto, è stato promosso. Orate in crosta di patate, 2 orate, 300 grammi di patate, prezzemolo, aglio, olio d'oliva, sale e rosmarino. Semplice, basta pulire l'orata, tagliarla, tagliare le patate sottilissime, aggiungere sale, pepe, olio, fare un letto con le patate e infornarla. È semplicissimo. Gianluigi, grazie, salutiamo i tuoi amici, vuoi dire il nome dei tuoi amici? Sì, Roberto e Pietro. Che ci sono venuti a trovare, a fare compagnia, qui dietro abbiamo delle gentili signore. Che facciamo un applauso a Gianluigi Sestito che è stato promosso e se vorrete ci vedremo domani sera alle 20 a MasterChef. Grazie, arrivederci.